composizioni di Pino sono dei quadri immagine ed è una prerogativa dei grandi artisti. Quadri immagine significa che quando si ascolta un brano idealmente si ha già di fronte un film immagine, uno scatto, una fotografia di un attimo, di un momento. L'artista Ciccarelli è fatto proprio di tufo, di acqua di mare, di pietra, di argilla, di lava come questa regione che batte al ritmo del beat e cui magma è una fucina di talento e di creatività. Il viaggio musicale di Ciccarelli è un viaggio quindi millenario, dove le scale arabe si mescolano ai suoni dotti del conservatorio di San Pietro Maiella, dove i tamburi africani incontrano il cantatore adoratore e anche la tradizione. Come dicevo prima, un viaggio sospeso tra sacro e profano, ma anche un amarcordo lungo la sua storia personale, con elementi rock come quelli del progressive, del blues, del jazz, dando forma a un'alchimia sonora molto mediterranea in cui vi è di tutto come appunto la sua anima musicale, un'anima musicale che riflette una città stratificata come Napoli, che diceva Walter Benjamin che è una spugna che tutto assorbe, tutto rielabora e tutto rimanda, una città che è stata dominata, che ha dominato e che attraverso il soffio di artisti come Ciccarelli, il soffio è inteso appunto come prolungamento del suo strumento musicale, irradia la città di energie positive, ancora una volta una grande favola che dai confini della città di Napoli si irradia verso il mondo. Concerto musicale Speranza, mi viene in mente un detto, quello che recita: una noce che cade dall'albero non ruzzola mai lontano dall'albero che l'ha generata, perché Pino Ciccarelli viene da una tradizione familiare e quindi era quasi scontato che lui traesse tutto quello che è la sua esperienza proprio da suo padre, e per questo insomma lui ha ipotizzato e ha realizzato questo progetto che pur con un piede nella tradizione c'ha un passo, va un passo in avanti. Certo, musicale Speranza in realtà mi ha molto affascinato per un motivo preciso, perché è realmente un concerto d'amore, è un concerto ed è un concetto d'amore, perché c'è un filo nemmeno troppo sottile che lega, che unisce Pino Ciccarelli con il padre, ed è questa la cosa che inizialmente mi ha fatto sicuramente avvicinare a questo progetto, sia per la storia musicale di Pino che per la storia musicale del padre. E quindi, anziché come di solito sviluppare una contrapposizione, no? Perché c'è una contrapposizione spesso tra i padri e i figli, tra i genitori e i figli, in questo caso ha sviluppato una sorta di addizione, cioè l'esperienza del padre di Pino si è riversata della sua vita e con un filo immaginario li ha tenuti uniti e legati. Quindi chi ascolta questo concerto si trova davanti a una cosa importante, a una grande storia
di amore. Coniuga l'antico al moderno, la forma di banda bandistica alla forma canzone. C'è il progetto di Pino, è un progetto straordinario perché fuori da tutti i neomelodismi che esistono in questa città, in questi nostri territori, lui è riuscito a fare un progetto che è difficilissimo, con una grande con un grande trasporto nel passato, un grande trasporto in quello che è una musica bandistica che una volta si sentiva, che era una tradizione molto forte e che è un po' andata via. Lui, per delle sue tradizioni particolari appartenute al suo padre, è riuscito a recuperare tutto quel patrimonio meraviglioso e l'ha unito a questa forma canzone facendo un CD che è veramente ascoltabile, meraviglioso, e io devo dire la verità, sono un fan, me l'ha pure accattato proprio. Diceva Frank Zappa, parlare di musica è un po' come ballare di architettura, quindi spiegare troppo un progetto musicale non è il massimo, però ci proviamo. In effetti il lavoro condotto da Pino Ciccarelli, Concerto Musicale Speranza, Processione d'Amore, è un vero atto d'amore appunto verso le tradizioni della periferia di Napoli, una periferia che ormai è pura città, che da molti anni probabilmente trae alcune delle cose più interessanti della nostra città e le trasforma in linguaggio musicale. D'altronde quello che lui racconta nel suo lavoro, che è appunto l'area di Chiaiano, Marianella, Piscinola, è un'area estremamente vitale, estremamente vivace, anche un'area molto complessa sotto il profilo urbanistico e anche culturale, però da lì è nata l'esperienza di Sant'Alfonso Maria dei Liguori ed è un'esperienza importantissima non solo perché è stato uno dei santi compositori, è un rarissimo caso di santo compositore, ma è anche un esempio tra i primissimi di canzone propriamente detta, di forma canzone italiana. Quando nascette Ninna Betlemme e Tu scendi dalle stelle sono canzoni a tutti gli effetti, con uno schema strutturale molto importante che è rimasto poi nella tradizione campana e partenopea, e non solo appunto quella napoletana, ma anche nella tradizione italiana. I canti devozionali e processionali a cui attinge Pino Ciccarelli sono la base per costruire un nuovo suono, un suono che è frutto anche di un'esperienza personale di Pino al fianco di artisti di altissimo lignaggio del nostro panorama nazionale, ed è un frutto di una commistione che tra sacro, quindi canti processionali e devozionali, ma anche un percorso all'interno di matrici come quella del rock, del progressive rock, del soul, che sono nel DNA di Pino Ciccarelli. Tu che mi sorridi verde luna, tu che già conosci la mia pena, sei che attendo chi mi sta lontano. Verde luna, ma l'attesa è vana. Tu che gli sorridi, verde luna, che nel cuore. Quello che posso dire di Pino Ciccarelli e la sua proposta, questa bella produzione di questo CD,
quando mi ha proposto di collaborare con questo pezzo molto bello per me, Verde Luna, e mi ha colpito il sentimento di Pino Ciccarelli nei riguardi di questa produzione, perché è una produzione sentimentale che lui ha voluto dedicare al padre, e io l'ho dedicata a mia madre perché è un pezzo che mamma cantava pure lei quando si sentiva un po' così stanca. Ah, che mi sorridi verde luna, tu che già conosci la mia pena. E quindi io sentivo mamma che cantava, questo è un pezzo degli anni 50, è vero? E quindi è stata una sorpresa questa proposta di Pino per questo pezzo, e l'ho fatto con piacere, con amore, e auguro a Pino veramente tanta tanta fortuna, perché se lo merita come musicista e come uomo di grande sentimento. Ho conosciuto Pino Ciccarelli nel novembre del 2009 dall'amico Ninni Pascale. In realtà non l'ho proprio conosciuto quella serata, lui era venuto a ritirare il disco che era uscito da poco, e devo dire che in quel momento ho apprezzato molto la curiosità, l'interesse, la passione ovviamente di un uomo che vedeva realizzato per la prima volta un progetto grande come appunto Processione d'Amore. E in seguito la capacità ovviamente di Pino l'ho vista all'opera in diverse esibizioni, mi ricordo quella del 26 dicembre alla chiesa di Villaricca, che è stata una prova bella e interessante, ma anche prima con Pino abbiamo avuto diverse occasioni per misurarci, incontrarci, parlare, scambiarci idee. Quello che colpisce di questo progetto è la eterogeneità di stili con cui lui ha saputo trattare questo repertorio bandistico, che io personalmente amo moltissimo, e quindi non posso che augurare al Concerto Musicale Speranza tutta quanta la gioia, ovviamente la venire possibile e immaginabile, a questo progetto la possibilità di continuare a essere ancora più presente ovviamente nel panorama nazionale musicale. Non voglio offendere la sua sensibilità artistica, che cosa gli posso dire per evitare questa produzione che potrebbe essere, diciamo, comunque una produzione, diciamo, poco conveniente commercialmente? E niente, insomma, rimanemmo che ci dovevamo vedere il lunedì, il martedì, ci vedemmo, mettemmo questo disco e io ancora stavo pensando come in qualche modo poter dire di no. Il primo pezzo, qual è? La festa di Santa Cecilia. La festa di Santa Cecilia, mi sento là, lo sento. Azz, dice, ma questo è proprio bello, cioè, è coerente con quello che facciamo, è suonato bene, è registrato bene e poi mi dà emozione, no? La cosa più importante. Dico, andiamo avanti, può essere che è stato un episodio. E il secondo pezzo era meglio del primo, e a quel punto ho detto, questo è un disco che si deve produrre, non c'è niente da fare. Ho abbassato tutte le barriere, ho detto, vino, questo è un disco fantastico. E questo è quello che penso, è un disco che va avanti da solo. Cioè, se non ci fosse stata la Polo Sud, probabilmente a qualsiasi etichetta ti saresti rivolto, avresti sicuramente trovato una produzione. In particolare questo disco credo sia estremamente bello perché ricuce il legame con la memoria di un territorio, di una periferia, che è fondamentale perché recupera appunto quelle radici che sono fatte di campagna, di odori, di colori, di genuinità, e lo ha fatto con una maestria, con una sapienza e una sensibilità rara. Un disco prezioso, intenso, tutto rinsalda un legame che probabilmente mancava.